veramente una cosa bella tornare in questa struttura per la seconda volta da me da ministro provinciale della provincia di Frosinone di Lecce ad essere presente qui in mezzo a questi fratelli per il capitolo provinciale della provincia dei frati minori San Michele Arcangelo di Puglia e Molise. Dico veramente una gioia grande. Mi sono accorto adesso, salutando i fratelli, che li conosco tutti a uno, e questa è una cosa bella, significare proprio che i rapporti tra di noi sono veramente ormai fraterni, sono quotidiani, sono belli. Ed è con questo spirito che questa sera mi trovo qui a presiedere anche un bel momento sotto il manto di Maria, oggi 13 di maggio, al termine di questo capitolo che ha portato dei cambi nelle responsabilità in questa provincia, ma sicuramente sempre con l'occhio fisso a un progetto comune che abbiamo di essere frati minori tra la gente d'Italia e in questo lembo di terra tra due mari che ci è stato dato di abitare, la nostra Puglia. Ci sentiamo vicini non solamente territorialmente, ma ormai anche nei progetti, nelle collaborazioni, e siamo contenti di questo. Una collaborazione che va aumentando e si cementifica di anno in anno. E non si hanno più tante paure di lavorare insieme, e non è solamente il numero e il calo numerico che ci sta portando questo, ma il gusto di farlo, di essere insieme. E allora veramente auguri a questa provincia, auguri a Fra Alessandro, nuovo, rinominato o rieletto ministro provinciale. Auguri a Fra Nicola, il vicario, auguri a tutti e quattro i definitori, è una bella squadra nuova, giovane, che può veramente dare le mani, i piedi, gli occhi e tutto quello che serve al Signore Gesù perché il suo progetto si compia. Auguri veramente e grazie ai frati per questo invito e per questa giornata. Di una speranza che c'è, esiste, è vera, una sofferenza che prese dentro di sé, come fosse un baratto. Il prezzo di un riscatto per le anime. Nel gioco del tempo che insegue il tempo, il fermarsi è rivoluzionario. Fermarsi mentre tutto è inesorabilmente in corsa può sembrare un paradosso. Fermarsi per essere più avanti. Senza il paradiso è un angelo.